tessera sanitaria punti di cui accennava, che proposta è? Siamo in una fase iniziale perché ovviamente, sapendo bene quello che succederà fra 5, 10, 15 anni, credo che non bisogna essere miopi e lavorare solamente nel quotidiano, che comunque è fondamentale. Quindi i pronto soccorsi li stiamo ancora migliorando, le liste d'attesa le ridurremo moltissimo, i problemi di gestione e di attenzione agli anziani li seguiamo con estrema cura, però dobbiamo anche guardare nel medio termine se vogliamo davvero rendere un servizio concreto a tutti i nostri cittadini. Nel medio termine significa poter fare molta più prevenzione. Quindi l'idea, questa è solamente un'idea che dobbiamo portare avanti, studiarla, vedere se è praticabile, di una tessera sanitaria a punti, in modo che se tu porti avanti uno stile di vita il più corretto e il più salutare possibile, puoi guadagnare dei punti che poi ti permettono di avere dei incentivi che possono essere diverse modalità di premialità. Se tu fai gli screening contro il tumore al seno oppure contro il cancro alla prostata, se sei un maschietto, per quelle che riguardano i tumori del colon, tutte quelle che sono le malattie prevenibili, oggi gli screening sono ampiamente sotto il 50% delle persone che ne hanno diritto. Noi invece vogliamo arrivare a quota 100%, perché questo significherebbe dare maggiore salute a tutti i cittadini e ridurre di molto quelli che sono i costi economici della sanità. In prospettiva sappiamo che il costo della sanità, se noi non interveniamo con qualche azione che sia finalizzata a migliorarli, non saranno più sostenibili, non sarà un problema nostro, ma noi dobbiamo lasciare a chi ci sostituirà la possibilità di fare una programmazione e di gestire una sanità che sia la più corretta e equa possibile.